Il video è offerto da MB Shop, caffè in cialde e capsule, anche compatibili delle migliori marche. È stata una bella partita quella di Brindisi con una bella vittoria. Siamo felici del risultato ottenuto, soprattutto perché è venuto su un campo avversario in trasferta. Adesso ci aspettano due partite in casa e siamo molto fiduciosi. Perché sappiamo che sul nostro parquet amico possiamo dare davvero il meglio di noi e vogliamo proteggere la nostra casa. Quindi ci aspettano due partite in casa e siamo fiduciosi. Credo che sia una sorpresa sicuramente, però abbiamo sempre visto ecco una partita per volta. E adesso che diamo un'occhiata alla classifica vediamo un'opportunità. Però dobbiamo continuare a concentrarci su una partita alla volta e fare del nostro meglio partita dopo partita. Certamente adesso abbiamo questa opportunità che di cui dobbiamo approfittare. Come dico dall'inizio della stagione, il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra e quella di far giocare meglio i miei compagni. E sono molto orgoglioso di essere riuscito a fare questo e gli assist ne sono una prova. La cosa che però voglio dire è che sicuramente posso fare meglio. È una cosa anche che mi spaventa dire a questo punto che posso ancora fare meglio, però sicuramente la cosa che mi rende più fiero è quella di aiutare i compagni di squadra. Non ne sono sicuro, non posso dare una risposta adesso, però è una cosa sulla quale stiamo lavorando. Ad esempio contro Brindisi eravamo avanti di anche 10 punti fino a pochi minuti dalla fine e poi ci siamo fatti recuperare e alla fine è stato un finale punto a punto. È una cosa che non possiamo permetterci, soprattutto pensando alla fine di stagione che poi ci attenderà, in cui speriamo raggiungeremo i playoff e speriamo di anche giocarli nel modo migliore nel caso in cui li raggiungessimo. Quindi per rispondere alla tua domanda non so la ragione di questi cali finali, ma stiamo cercando una risposta per poi veramente giocare al nostro meglio nella parte finale della stagione. For me that was always the goal. Per me i playoff sono sempre stati un obiettivo, però adesso questo obiettivo si è fatto più realistico perché abbiamo 22 punti. Quindi è un obiettivo che possiamo davvero vedere all'orizzonte. Nonostante questo, non dobbiamo dimenticarci di approcciare sempre una partita alla volta. Però tutto quello che verrà sicuramente sarà un fatto raggiunto.